Isabella Ricci ci va giù pesante con Gemma Galgani, è in TV per visibilità. Isabella Ricci non risparmia Gemma Galgani, cerca un fidanzato da più di 10 anni. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne c'è stato il ritorno in studio dell'elegante Isabella Ricci insieme a Fabio, con il quale è nata una bellissima storia d'amore. In un momento che sarebbe dovuto essere di gioia e di spensieratezza, purtroppo alcuni componenti del parterre si sono rivelati dei cafoni senza precedenti. E solamente Tina Cipollari è riuscita a congratularsi in maniera sincera con la coppia che presto convolerà a nozze. Per quanto riguarda Gemma Galgani, l'ex dama ci è andata giù pesante in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, è in TV per visibilità. Cerca un fidanzato da più di 10 anni. Dovrebbe cambiare ambiente. L'ex dama di Uomini e Donne è innamorata persa di Fabio, capito subito che era quello giusto. Purtroppo Isabella Ricci non ingentilisce più il parterre del talk show sentimentale condotto da Maria De Filippi perché ha trovato l'amore. D'altronde è l'obiettivo dello show, trovare la persona giusta e poi starci per il resto della vita. Peccato che molte persone restino in televisione solo per il gusto della visibilità. O per il semplice piacere di fare polemiche sterili urlando e mostrando in televisione la propria cafonaggine. L'ex dama ha dichiarato che ha subito capito che Fabio Mantovani era la persona giusta per lei e si è innamorata per le sue grandi qualità. Grazie al loro bagaglio di esperienze hanno capito cosa volevano l'uno dall'altra e da allora sono felicissimi, tanto che presto convoleranno a nozze. Uomini e Donne, Isabella Ricci annuncia le nozze, come sarà la cerimonia? Ma come sarà la cerimonia di matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo la loro esperienza nel programma di Canale 5? Si sposeranno, come racconta lei, nel comune di Pescantina, paese in provincia di Verona dove vive lui. A far festa con loro due ci saranno le rispettive famiglie e gli amici più cari, tra cui 4 persone conosciute proprio a Uomini e Donne. Vuole che il loro matrimonio sia romantico, certamente. Ma anche molto divertente, al fine di essere ricordato negli anni a venire con un sorriso stampato sul volto.